un perfezionista instancabile, un uomo dall'ironia sempre pronta che con un graffio sa dissacrare anche i monumenti viventi. Puccini ha ormai 60 anni, comincia a sentirsi vecchio e a odiarsi per questo. E pensa addirittura alle rivoluzionarie tecniche di ringiovanimento dell'epoca, ad esempio a farsi impiantare delle ghiandole di scimmia. Ma soprattutto, con la Prima Guerra Mondiale, Giacomo Puccini è un artista costretto a restare inattivo. I teatri sono chiusi, i viaggi sono impossibili e per giunta sono morti i suoi librettisti abituali, i suoi collaboratori più fedeli. È come il presagio dell'ultimo sipario. Il dado è tratto, gettato il dado sulla rossa tavola della guerra. Antitedeschi, filo tedeschi, neutrali, perché se la prendono con me. Per esempio. D'annunzio, vuoi la guerra? E mi sembrano tutti matti. E non ci sarebbe da meravigliarsi se entrassimo in guerra anche noi. È quasi sicuro ormai. Puccini ha sempre odiato la guerra, per lui è stato un avvenimento terribile, il peggiore. La odiava anche perché la gente non andava più a teatro e questo lo obbligava all'inattività. Cara Sibyl, questa guerra è troppo orribile. E le vite umane, vittoria o disfatta, sono sacrificate. Quando finirà? È una sospensione di vita. Il lavoro è una grande consolazione. Ma se non finisce questa guerra, cosa ne farà il mondo della musica? Negli anni della guerra, Puccini si ritira a Torre del Lago perché non può nemmeno viaggiare e andare in Austria e Germania come vorrebbe, visto che sta componendo un'operetta, La Rondine, in stile viennese. Tenterà anche di scrivere una commedia, Gianni Schicchi, ma è un'opera tutt'altro che comica. È un'opera amara, vi sono rappresentati tutti gli aspetti del male, come nel trittico, e non a caso lo scrive proprio durante la guerra. Negli anni aumenta la sensazione di Puccini di essere sempre meno al passo coi tempi e di conseguenza aumenta anche la frustrazione per non essere più, per non sapere più esprimere le esigenze musicali della sua epoca. È consapevole che ha sempre da parte sua il pubblico, ma si rende conto che la critica si sta spostando. Per lui vecchiaia significa essere diventato quello che Verdi era diventato quando venne Puccini e sottolinea il fatto che Zandonai è ritenuto il suo successore, che è esattamente il termine, l'appellativo che diedero a Puccini rispetto a Verdi, il successore di Verdi. Nel frattempo in Italia si avvicinava il fascismo. Puccini, per la verità, col fascismo ebbe un rapporto molto controverso. Puccini ha sempre tenuto una certa distanza dal fascismo come movimento politico, perché lo considerava patetico. Aveva solo una speranza, l'auspicio che Mussolini riportasse l'ordine in un'Italia con grosse difficoltà economiche e sociali. Sappiamo invece che Puccini voleva diventare senatore del regno e poteva farlo solo con l'aiuto del duce, come di fatto è accaduto. Ora sicuramente lui, essendo morto nel 24, non fece neanche in tempo a vedere il pieno sviluppo del regime dittatoriale. Il suo unico pensiero in questo momento è Turandot, l'opera che più di ogni altra rappresenta per lui uno sforzo immane. Un'opera carica di angoscia, di brusche interruzioni, di ripensamenti. Ci sono parti in cui manca totalmente la musica, altre invece in cui inizia la strumentazione senza il testo, cosa mai successa prima. Sebbene non fosse terminata, la manda comunque all'editore, perché sa che non la completerà mai. Non può completarla. La sua ricerca musicale si è spinta troppo oltre.
Negli ultimi mesi della sua vita, Puccini soffre di insistenti dolori al collo. Gli viene diagnosticato un tumore alla laringe, ma all'epoca le cure per questo male erano soltanto agli inizi. C'era una terapia alle radiazioni che si faceva solo in due cliniche in tutta Europa. Una è a Bruxelles. Puccini ci va, gli viene fatto un taglio alla laringe e gli mettono dei chiodi radioattivi per distruggere le cellule. È un intervento molto duro e faticoso per l'organismo. A Giuseppe Adami il 16 novembre del 1924, quindi assolutamente poco tempo prima della morte, Puccini scrive: e che l'amore, alla fine, invada tutti sulla scena, in una perorazione orchestrale. Il cuore di Puccini reggerà soltanto qualche giorno. È morto il 29 novembre del 1924. Qui l'opera finisce per la morte dell'autore.